Donna, 40 anni, casalinga, 3 figli, difficoltà economiche, problemi di alcolismo, un marito distante, un lavoro alle spalle, una passione repressa, un'infanzia infelice. Ma ha sempre sopportato. Ha fatto buon viso a cattivo gioco. Ha cancellato il proprio orgoglio e si è cancellata. Poi, 25 ottobre 1995, uccide per la prima volta. È il suo atto di ribellione. Da quel giorno in poi non sarà più disposta a sopportare. Il senso di colpa è una molla profonda, soprattutto quando è chiaro che il delitto non è stato premeditato. A volte poi l'autore del delitto capisce di non avere alternative, di non poter fuggire facendo perdere le sue tracce. Sa che la confessione può diventare collaborazione con polizia e magistrati e che forse questo porterà a un riconoscimento di qualche attenuante al momento della sentenza. Ma può anche capitare che un criminale confessi perché non si crede un criminale. Sa di avere sbagliato, ma pensa di essere stato provocato, costretto a sorpassare il limite. Non ne potevo più di essere picchiata. Ogni schiaffo che prendevo da un uomo rivivevo tutti quelli presi da mio padre. Perché io sopportavo. Finché non mi facevano qualcosa di intollerabile che mi faceva esplodere. E allora quando mi scattava quella reazione dentro, mi veniva una forza tremenda, incontrollabile. E non riuscivo a fermarmi fino a quando non respiravano più. Non riesco a misurare la mia forza in quei momenti terribili. Forse la mia forza aumenta. Non sono un'assassina perché non mi rendo conto di uccidere. Ora mi sono giocata tutta la mia vita. I miei figli, la mia casa, la stima di chi conoscevo. E non posso aspettarmi altro che il vuoto. Il serial killer è un assassino che uccide almeno 3 volte, in tempi e luoghi diversi, con un intervallo che varia da poche settimane fino ad alcuni anni. È difficile che si tratti di una donna, tanto che negli Stati Uniti, dove il fenomeno è più diffuso, non si va oltre l'8% dei casi. E poi i moventi che spingono una donna a uccidere sono completamente diversi da quelli degli uomini serial killer. Si tratta soprattutto di vedove nere, che uccidono mariti e compagni per un vantaggio economico, ad esempio riscuotere il premio dell'assicurazione. Poi ci sono gli angeli della morte, infermiere come Sonia Caleffi, che agiscono in ospedali e case di riposo. È difficile scoprirle,
perché di solito usano mezzi come il veleno. E se per catturare un serial killer di sesso maschile ci vogliono in media 4 anni, il numero raddoppia nel caso di una donna. . 25 ottobre 1995, Este, provincia di Padova. Sono le 18.30. Un'ambulanza arriva in via Schiavino, al numero 8. Nell'ingresso, per terra, macchie di sangue. Nella semioscurità filtra la luce di un abat-jour dalla camera da letto. Il padrone di casa, giusto dalla pozza, giace riverso per terra. È in coma, in un lago di sangue. Ha il cranio fracassato. Vengono chiamati i carabinieri. Ci siamo subito recati presso l'abitazione di quest'anziano, che è in centro abitato di Este, e siamo saliti al primo piano dove l'anziano abitava, e qui abbiamo notato che l'abitazione era messa a soqquadro e si presentava comunque un degrado generale, motivo per il quale abbiamo ritenuto di mettere sotto sequestro l'immobile. La scena viene esaminata, analizzata, setacciata. La presenza di sangue coagulato fa risalire l'incidente ad almeno 2-3 ore prima. In casa c'è un grande disordine. I carabinieri documentano. Macchie di sangue ovunque. Nell'ingresso, in sala da pranzo, per terra, sui muri. Segni forse di una colluttazione che ha coinvolto diversi ambienti della casa. La camera da letto è sottosopra. I vestiti sono accatastati sopra il materasso. Il comodino è spostato e la porta a vetri è fracassata. Le tracce vengono analizzate nel dettaglio. Viene misurata la distanza delle macchie sugli stipiti. È verosimile che l'anziano possa aver battuto la testa contro lo spigolo, come si nota qui dalla ripresa, e poi sia caduto a terra. Sugli indumenti di Giusto Dalla Pozza, evidenti macchie di sangue coagulato. Sono delle macchie di sangue coagulato che abbiamo trovato all'interno dell'abitazione di Dalla Pozza. Addirittura in alcuni punti c'erano proprio dei segni di sangue, come se si trascinasse qualche cosa. La porta a vetri della camera da letto è in frantumi. Probabilmente, si pensa, Dalla Pozza è riuscito a rialzarsi, ma non a chiedere aiuto. In questa mensola che troviamo nella prima stanza appena entriamo, sul lato destro, troviamo delle tracce di sangue, leggere tracce di sangue, verosimilmente come se la persona si fosse aggrappata o aiutata a rialzarsi. Forse, raggiunta la soglia, il padrone di casa è crollato a terra, fracassandola. Giusto Dalla Pozza ha numerose fratture al cranio. Muore in ospedale 10 giorni dopo. La donna di servizio che ha dato l'allarme si chiama Milena Quaglini. Ha 38 anni. È incensurata. Dice di essere arrivata in casa Dalla Pozza nel tardo pomeriggio per cucinare qualcosa al padrone di casa e di aver trovato questa scena raccapricciante. Di aver notato sul tavolo in salone una chiave inglese a pappagallo, da idraulico, forse l'arma del delitto. La sua versione dei fatti risulta lacunosa, insospettisce gli investigatori. Diceva: io ho chiamato il 113. In realtà non ha mai chiamato il 113. Lei chiamò